inizia oggi l'attività agonistica e quindi presentiamo i ragazzi nuovi che fino adesso abbiamo tesserato. Vi prometto che sono dei ragazzi, oltre che giovanissimi, dei veri professionisti, perché come al solito noi scegliamo prima l'uomo e poi l'atleta. Li voglio far presentare dal nostro vicepresidente, perché abbiamo fatto insieme a lui e a Raffaele Marino secondo me un ottimo lavoro, sia in entrata che in uscita. Ancora la campagna acquisto e cessione non è terminata, perché come voi sapete finisce il 30 di agosto, però cerchiamo di finire la squadra e terminare la squadra il più presto possibile. Come già ha detto Peppe Ursino, questa non è è la presentazione di nuovi arrivati. Sono ragazzi giovani, potete notare tutti quanti, e secondo me hanno gran voglia di mettersi in risalto, in evidenza qui a Crotone, perché questa Crotone ormai è diventata una piazza, no, dove riusciamo praticamente ogni anno a poter mandare su in alto i giovani, e pensiamo che quest'anno, voi adesso poi vi ripresento uno a uno, sono ragazzi che hanno subito accettato Crotone, hanno voglia effettivamente di mettersi in mostra, vengono da società importanti. Secondo noi il lavoro che abbiamo fatto, adesso poi sta a loro dimostrarlo, ma secondo noi dalle loro referenze pensiamo di aver fatto il bene in questa campagna acquisti, trasferimenti, come dicevo. Sì, non finisce qua, manca ancora qualche tassello che però in ogni caso dobbiamo non sbagliare, perché sono poi vi restano dei ruoli importanti, per cui adesso ve li presenterò oppure passerò il microfono a loro. Inizio dalla mia destra, qui è Salvatore Aurelio. Si presentano loro. Uno ciascuno, dite chi sia. Salvatore Aurelio, il ruolo. Claudio Gaffiero, ditegli il ruolo. Claudio Furlan, portiere. Archimede Marleo, difensore. Bianco Vittorio, attaccante. Carlo Vicedomini, centrocampista. Allora, una domanda per tutti: cosa vi ha spinto ad accettare Crotone? Sicuramente c'è una piazza così, ognuno va stretta, quindi siamo di qui per fare bene, siamo dei ragazzi giovani, come abbiamo detto, abbiamo fame di metterci in mostra prima noi, poi per la società, e magari fare un grande campionato come hanno fatto l'anno scorso e migliorare ancora di più. Noi siamo venuti qua soprattutto per dimostrare, perché questa è una piazza molto ambita, tanti calciatori che vorrebbero essere al nostro posto. Siamo contenti di essere qui e, come mi è stato riferito, qui si profuma, si respira aria di Serie B, quindi speriamo di andarci molto presto. Vabbè, anch'io come i miei compagni sono venuto qua per fare un campionato diverso, sì, e speriamo che possiamo andare in B direttamente. Senza preoccupazione. Sinceramente sono molto molto contento di questa scelta e ringrazio veramente tutta la società, perché credo quest'anno veramente possiamo fare, finalmente realizzare un sogno a tutti quanti. Niente, siamo tutti giovani, vogliamo tutti far bene, quindi ce la metteremo tutta per andare in beat direttamente senza playoff. Come ho visto, la risposta è uguale. Siamo tutti uniti, vedo, la cosa mi fa molto piacere, ringrazio il presidente e il direttore per essere venuto qui, e spero veramente di fare bene per la società e per questa città che se lo merita. E per i tifosi? Per i tifosi, sì, per forza. Pietro, visto che c'è Furlan, sto leggendo concetti in partenza, ma è vero? No, non è vero. Non è vero, non è vero, i portieri sono due e sono Furlan e Concetti. Poi abbiamo l'altro ragazzo che farà da terzo, che è senatore. Questa è la rosa che rimarrà fino a gennaio, poi si vedrà. Io volevo solo rispondere al posto dei ragazzi, se me lo permettono. La garanzia che possono dare questi ragazzi è che il loro massimo impegno, perché come dicevo prima sono giovani e vogliono mettersi alla ribalta, e sono giovani di qualità, di grande qualità,
Per cui voglio dire, caricarli troppo di responsabilità in questo momento, facendo capire che la piazza è una piazza, voglio dire, tranquillissima, che sicuramente, voglio dire, loro lo sanno che lottano per un campionato di vertice, anche perché rimane una base importante della squadra dell'anno scorso. La garanzia è che risponde a nome loro e che loro praticamente ce la metteranno tutto. Daranno il 100%. Domani mattina. Laura? Io volevo chiedergli se Manuel ha avuto modo di conoscere il mister, cosa ne pensa di lui, anche se non l'ha conosciuto, cosa si aspetta. Non è che devo giudicare il mister, è una bravissima persona, un grandissimo professionista, lo conosciamo tutti. Su questo forse può rispondere Vici Domi. Lui ci ha rimesso tanto l'anno scorso, però è uno che ha fame, è uno che ci va a cacciare il carattere a chi non ce l'ha, e magari lo dimostrerà presto, perché lui ha veramente dato i buchi. Auxilio, ha detto i portieri sono due, Furlan e Concetti. Sì. Chi parte titolare? A Gianni Renna volevo dire, dice, mancano ancora dei tasselli, qualcosa puoi dirla, più o meno, non dico i nomi, ma almeno dove mancano i ruoli, dove mancano questi tasselli. Manca sicuramente un attaccante, una punta centrale, forse poi dobbiamo vedere se in uscita esce qualcosa, sostituiremo chi esce con un altro elemento. La rosa adesso è al 99% coperta, dico, partiamo così in ritiro e poi vedremo, anche perché la campagna trasferimenti finisce il 2 settembre. Per quanto riguarda i due portieri, partono, non c'è un titolare e una riserva, questo rispetto al mister, non aspetta a me. Noi abbiamo messo a disposizione dell'allenatore, secondo me, due grandi portieri per la categoria. Sono ragazzi serissimi e quindi Furlan già lo seguivo l'anno scorso, lo volevo prendere a gennaio, poi ci sono state delle difficoltà. Concetti ha dimostrato il suo valore e quindi non c'è bisogno nemmeno di dire quello che ha fatto durante l'anno scorso. Quindi sicuramente partiranno alla pari e poi decideranno l'allenatore.